Buonasera da Radio Parco, piccola anticipazione per il concerto che si tiene questa sera qui nell'abbazia di Pescasseroli con l'orchestra dei ragazzi senior di Avezzano e ce li presenta Francesca Piccone, che è musicologa ed è la coordinatrice di questo progetto. Buonasera Francesca. Grazie, grazie a tutti voi. Allora, come nasce il progetto dell'orchestra dei ragazzi senior di Avezzano? L'orchestra dei ragazzi senior è una formazione musicale davvero neonata. Si è formata a maggio perché è frutto di una progettazione sociale, vincitrice del bando di progettazione sociale del Movimento dei Lavoratori di Azione Cattolica. 30 ragazzi si sono iscritti tra maggio, giugno, luglio, provano con cadenza quindicinale ad Avezzano. E è una formazione che offriamo gratuita per ben 30 ragazzi della Marsica, di Avezzano ma anche della Marsica. Che età hanno questi ragazzi? Partono diciamo dal primo superiore, quindi 14-19 anni, e questa formazione musicale è una sorta di anche trampolino di lancio per proseguire la formazione in orchestra anche con la nostra orchestra giovanile della diocesi di Marsi, che invece appunto prende un'età superiore dei 25-30-35, un'orchestra giovanile, e quindi ecco aiutiamo ancora di più a contribuire alla loro formazione in orchestra. Ma l'orchestra è un modello di piccola città, un modello di piccola democrazia che cresce ancora di più. Mentre siamo qui sentiamo le prove in corso. Brevemente il repertorio che potremo ascoltare questa sera. Stiamo ascoltando adesso Corelli, la pastorale fatta per il concerto di Natale. Ascolteremo brani della tradizione natalizia insieme a danze di tutto il mondo e della tradizione popolare. Allora, grazie. Grazie a voi, vi aspettiamo. Buon lavoro, vi aspettiamo o nell'abbazia o in diretta su Radio Parco questa sera per il concerto dell'orchestra dei ragazzi senior di Avezzano.